Facendo un discorso di carattere generale, quali sono gli elementi eh, salienti emersi da questa vostra analisi e valutazione e studio della condizione giovanile? Sì, il rapporto giovani è un'indagine ormai consolidata in Italia, è la principale rilevazione rappresentativa sulle nuove generazioni che abbiamo nel nostro Paese. Iniziato nel 2011, il primo rapporto l'abbiamo pubblicato nel 2012, quindi ormai abbiamo proprio un monitoraggio continuo della condizione giovanile a 360 gradi. Quindi, eh, perché l'obiettivo non è tanto quello di studiare i giovani, ma di capire come la società e il mondo cambia attraverso gli occhi delle nuove generazioni, quindi interpellandoli direttamente sui loro progetti di vita, sui loro valori, sui loro desideri. E poi anche sulle scelte che fanno, formative, lavorative, di formazione della propria famiglia o di rapporti di amicizia, eccetera, e poi sugli ostacoli che trovano nel realizzare in pieno eh, questi obiettivi. E quello che eh, abbiamo riscontrato è che, comunque, c'è una condizione di, di difficoltà oggettiva che eh, era visibile, continua a essere visibile anche come conseguenza della crisi economica. Ma c'è una situazione comunque di uscita dalla fase più accentuata della crisi, che però non è ancora effettivo miglioramento della condizione dei giovani. All'interno quindi di risultati che ancora non vedono consistenti, eh, c'è comunque un desiderio di. Realizzarsi comunque di fare comunque qualcosa, di eh, avere consapevolezza che comunque non si può rimanere fermi e che quindi eh, si deve comunque accettare anche il lavoro che viene offerto pur di non rimanere disoccupati. E accettare anche remunerazioni che poi non sono così insomma, adeguate per poter conquistare una propria autonomia ma quello che eh, li fa soffrire diciamo è, è il fatto di eh, poi non riuscire a eh, conquistare questa autonomia dei genitori e questo diventare pienamente adulti quindi quello che riscontriamo è che abbiamo troppi giovani che sono in una condizione sospesa una specie di limbo all'interno del quale non vedono risultati concreti nel loro Percorso di eh, costruzione della loro identità adulta. E come individuano la possibilità nell'ambito della formazione di essere sempre più competitivi eh, verso questo mondo del lavoro, che è sempre più diciamo, difficile da, da avvicinare per quanto riguarda le competenze anche acquisite? Sì, ecco, questo è un, è un aspetto positivo che sta emergendo. E che eh, fa vedere come i giovani che si formano di più, che investono maggiormente sulla loro formazione, anche a parità di background familiare, quindi anche quelli che partono da risorse familiari più scarse, ma che investono sulla propria formazione, sono quelli che poi hanno risultati migliori anche in termini proprio di atteggiamento, cioè è un atteggiamento molto più positivo e propositivo. Non solo rispetto a quello che acquisiscono come competenze teoriche o tecniche nei corsi che frequentano all'interno della scuola, ma anche nel voler arricchirle ulteriormente facendo altre esperienze che possono essere volontariato, servizio civile, mettersi in relazione, costruire dei progetti, mettersi in campo con delle proprie idee hanno una visione più positiva della loro vita, della relazione con gli altri, del futuro, delle istituzioni, quindi la, la formazione è protettiva anche rispetto a una condizione di disagio che altrimenti rischia di schiacciare al ribasso e di diventare una visione grigia di tutta la realtà e di impotenza rispetto alla possibilità di miglioramento. Chi investe di più sulla propria formazione invece... Entra in un circolo virtuoso in cui mette in relazione positiva imparare e fare, che si rafforzano vicendevolmente e che consentono quindi progressivamente di provare quantomeno a migliorare la propria condizione. Sono soddisfatti i giovani dalle opportunità di formazione che vengono loro proposte? Eh, anche questo è interessante perché c'è una, una sfiducia generalizzata eh, verso le istituzioni. Eh, che però eh, salva alcune voci, alcune istituzioni specifiche, ad esempio la, la scuola e l'università eh, si difendono abbastanza bene, nel senso che è riconosciuto che quelli sono contesti dove si può imparare e, e, e possono, si può trovare degli educatori o comunque degli strumenti che ti consentono poi di, di, di migliorarti. Eh, il volontariato che è considerato qualcosa che, che dà un valore aggiunto e che quindi eh, riscontra un'ampia fiducia nei confronti dei giovani. Ci sono quindi molti aspetti rispetto ai quali i giovani riconoscono che eh, sono strumenti che possono dargli qualcosa e attraverso questo qualcosa eh, mettersi in gioco cercando di eh, eh, tirare fuori il meglio di sé ma essendo in un contesto che è positivo, una possibilità di sostenerli verso, eh, verso un percorso che eh, gli aiuta a, a conquistare risultati importanti. In questa loro ricerca quanto è eh, fondamentale il web, per esempio? La rete e i social network hanno un'importanza enorme nelle nuove generazioni, li considerano un contesto quasi della loro vita normale, quotidiana, non c'è quasi differenza fra online e offline, e è un contesto sia di relazioni sia di informazioni sia di progetti che si possono costruire assieme e quindi è sempre di più un mondo che bisogna prendere in considerazione per capire come le nuove generazioni vivono e costruiscono il loro futuro e come vivono in relazione nel loro presente. Sono però consapevoli che ci sono sia sì opportunità che si possono creare ma anche rischi e anche qui devono essere aiutati a capire come affrontare questi rischi. E quindi c'è consapevolezza sui rischi ma non su come difendersi da questi rischi. E come eh, comportarsi rispetto a, a, a situazioni in cui ci si può trovare in difficoltà all'interno del web? Ci eh, si può trovare in difficoltà perché ci sono informazioni che non possono essere, non essere affidabili, si può fare riferimento a persone che non sono in relazione autentica si può anche essere attaccati rispetto a proprie opinioni e quindi trovarsi insomma, in difficoltà anche a costruire delle relazioni. Eh, quindi può essere anche un contesto in cui eh, ci si trova in difficoltà e non si sa come reagire. Eh, il fatto che il web possa diventare veramente uno strumento che migliora la possibilità dei giovani di trovare informazioni adeguate, di esprimersi in maniera adeguata, eh, di creare valore. Attraverso anche quello strumento che diventa sempre più importante, è una sfida che è ancora tutta da, da cogliere pienamente. È una dimensione quella del web che sta integrando o sostituendo la socializzazione diretta tra i giovani? Può essere entrambe le cose. E come le, tutti i grandi cambiamenti possono avere sia rischi che opportunità. Ci sono alcuni giovani che si chiudono, che, molti NIT, giovani che non studiano, non lavorano, che stanno quasi permanentemente attaccati al web e, e di fatto perdono il loro tempo, non, non lo utilizzano positivamente. Noi abbiamo proprio delle ricerche che fanno vedere, che combinano i dati della nostra rilevazione con il comportamento dei giovani su Facebook, ad esempio. E si vede che c'è una parte di NIT che Beh, su Facebook perde semplicemente tempo, cioè è uno svago, è un intrattenimento e non è legato invece a effettiva informazione, miglioramento della propria condizione, ricerca di opportunità. In molti altri casi invece, e soprattutto anche qui c'è il legame con la formazione, con il titolo di studio, diventa invece uno strumento in più, quindi non va né a sostituire né a penalizzare altri aspetti, ma li va a potenziare. È evidente però che anche qui la possibilità di, di poterlo fare nel modo migliore non è una cosa scontata. E, e, e quindi sono proprio. Eh, è, è, il web è soprattutto un elemento in, in cui i giovani si stanno un po' attrezzando a come utilizzarlo nel modo migliore, ma avrebbero probabilmente bisogno di essere orientati meglio eh, su come farlo. E questo non si può che iniziare a farlo a partire dalle scuole, a partire da quando cominciano a utilizzare no, il mondo digitale in età molto giovane. Forse il problema è dato dal fatto che forse per la prima volta nella storia del genere umano i giovani ne sanno più di più di un argomento dei, esatto. della classe più anziana, diciamo. Infatti quindi eh, ci sta insomma, che ci sia questa fase un po' effervescente, un po' anarchica dell'uso dello strumento, ma che dovrebbe a un certo punto diventare qualcosa di più solido e che integri positivamente lo strumento nelle possibilità di, di empowerment dei giovani stessi. Tornando alla formazione e alle strutture messe a disposizione, che hanno a disposizione i giovani per formarsi, ehm, sono al passo quei tempi? Per esempio, le università come vengono viste eh, rispondenti alle esigenze oppure un po' in ritardo rispetto a quelle che potrebbero essere le esigenze dei ragazzi? No, quello che di cui si rendono conto è che, comunque, la scuola e l'università eh, sono ovviamente utili importanti, eh, consentono di prepararsi meglio al mondo del lavoro e alla vita, ma non riescono a dare tutte quelle competenze che sarebbero veramente utili. E, e quindi eh, c'è questa richiesta sia da parte dell'università che delle scuole di potenziarsi in eh, competenze avanzate cioè una capacità di essere lungimiranti cioè di capire non solo come è il mondo oggi cioè essere aggiornati su oggi, non basta più bisogna essere aggiornati su quello che sarà fra 5-10 anni il mondo e, e, e quali sono quindi gli strumenti per interpretare il mondo che cambia soprattutto quindi quello di cui hanno bisogno i giovani è non essere preparati al mondo di oggi ma avere gli strumenti per capire come il mondo cambia e come quindi progressivamente eh, aggiornarsi rispetto ai cambiamenti continui alle trasformazioni continue e quindi questo atteggiamento positivo non può che essere dato in dotazione in partenza ma che poi chiede una responsabilizzazione anche autonoma poi, no? Cioè è quello di dargli degli strumenti per navigare nella vita ma poi delle bussole che siano adeguate ma siccome poi i riferimenti cambiano eh, nel tempo non basta la bussola iniziale bisogna anche avere, navigare con quella bussola, bisogna anche rimpostare ogni volta la bussola e quindi riorientarsi continuamente all'interno di un mondo che è sempre più complesso e in cambiamento continuo. E la carenza di strumenti per i giovani per interpretare questa complessità e questo cambiamento continuo rischia appunto di schiacciarli su un presente e di lasciarli sospeso in questo limbo indefinito, eh, che, che poi non porta a risultati concreti. Cioè li porta a difendersi dai cambiamenti anziché cogliere i cambiamenti come opportunità. Quindi, quello che vorrebbero, non solo dalla scuola dall'università, ma da un contesto. Più generale, che gli aiuta a rafforzarsi e a formarsi meglio, è proprio quello di essere aiutati a eh, essere parte attiva di un mondo che cambia diventando una generazione che lo migliora nella direzione giusta.